Inizia in questo momento il match con il primo pallone per l'Olympus Roma. Per attaccare da destra a sinistra in completa tenuta blu con maglia a strisce verticali bianche. Risponde invece Milano in completo rosso. Primo pallone per gli ospiti che manovrano in questi primi istanti il tocco all'indietro per Luciano Mendes in verticale. Prova a destreggiarsi invece di Oliveira da quest'altra parte. Scambiano ancora gli ospiti allenati da Sau. Intanto il sinistro subito in mezzo da parte di Gargantini. Palla che finisce comoda dall'altra parte tra le braccia di Tondi al primo intervento del match del Ferraro. Prova in pressione su Fantecele. Provano a mantenere il pallino del gioco i ragazzi di Sau. In questi primissimi secondi spezza adesso la pressione l'Olympus con Velasquez che sbaglia la verticale, prova subito la conclusione facile però tra le braccia di Del Ferraro, si è fatto anche male Fantecele, mette sportivamente la sfera fuori Del Ferraro. È costretto addirittura ad uscire Fantecele che viene sostituito da Leandrigno inizialmente in panchina, il numero 10 capocannoniere della squadra con 8 gol. Entra subito in campo Del Ferraro, lancio lunghissimo in avanti alla ricerca di Di Eugenio, mette giù bene, fa ripartire anche Gargantini e tenta la percussione per recuperare su Garcia, uno contro uno su Garcia, la palla sul sinistro, lo prova, deviato, sarà calcio d'angolo, il primo del match è per l'Olympus Roma. Velasquez sul pallone, assemblamento in aria, riesce a liberare Milano che riparte velocissimo con Leandrigno, trattenuto Leandrigno, si va avanti per il vantaggio, il cross in mezzo sul secondo palo da parte di Oliveira. Intanto viene fischiato il fallo, anzi viene conteggiato come cumulativo la trattenuta su Leandrigno, il primo fallo contro l'Olympus Roma. Del Ferraro ha il pallone tra le mani, chiama lo schema, va corto dall'altra parte per Di Eugenio, non riesce però a mantenere la sfera in campo, velocissima, riparte De Oliveira, Gargantini, ancora De Oliveira per Leandrigno, si abbassa da quest'altra parte Luciano Mendes che riceve, poi ancora lo scambio con De Oliveira. Leandrigno prova a destreggiarsi, serve ancora De Oliveira, uno contro uno, recupera bene Osni Garcia che fa ripartire il controllo dell'Olympus, c'è Velasquez dall'altra parte, uno contro uno di Velasquez, serve ancora Osni Garcia, il destro, palla fuori, occasionissima per l'Olympus Roma, calcio d'angolo. Scontro, come dicevamo, importantissimo tra le due squadre, separate soltanto da due punti in classifica. Intanto il calcio d'angolo battuto, ci prova Di Eugenio in due tempi, fa solo a Spera Tondi, il quale serve corto Leandrigno. Avanza il numero 10, serve dall'altra parte la corrente di Luciano Mendes, poi di Oliveira, si abbassa Leandrigno, ultimo uomo. Dall'altra parte prova il sinistro Mendes, non ha assolutamente problemi Del Ferraro, che va lungo dalle parti di Eugenio, la spizzata di testa del numero 10, non era un pallone sicuramente facile da controllare. Può riprovarci Milano.
tutto ciò quando sono passati appena 2 minuti e mezzo nel primo tempo, 0-0 qui al Palaoggiata. Un'occasione da segnalare per i padroni di casa con Osmi Garcia, è andato vicinissimo alla gol dopo uno scambio con Velasquez. Leandrinho, uno contro uno, De Oliveira, ancora Leandrinho, c'è Mendes all'indietro, prova a sovrapporsi, adesso il numero 7 ha un po' di spazio, poi mette in mezzo Leandrinho, buon gioco di gambe, si gira in area, si ferma avendo forse subito un tocco, non è di questo avviso però il direttore di gara, rilancia lunghissimo del Ferrero. Osmi Garcia prova a difendere il pallone in mezzo a due, riesce ad uscirne discretamente, poi Di Eugenio per pressione del disimpegno all'indirizzo di Del Ferraro, le finte di Velasquez, prova a superare adesso la linea centrale del campo, l'intervento di Gargantini che poi lascia il posto a Fantecele che rientra dopo l'infortunio subito nei primissimi minuti. Di Eugenio nella metà campo ospite, prova Velasquez, il suo destro rimpallato in fallo laterale proprio sotto la panchina di Sau. Cross in mezzo di Eugenio sull'auto di sinistra, serve all'indietro del Ferraro, ancora per il portiere invece Leonardo del Ferraro, lancio morbido in avanti, il colpo di testa in mezzo interessante di Osmi Garcia, non ci sono però compagni pronti a ricevere, allora di Eugenio deve ricominciare dalle parti di del Ferraro. Osmi Garcia, il contrasto ruvido ma regolare del numero 2 che allarga dalle parti di Velasquez, ancora per Osmi Garcia, chiedono il calcio d'angolo e lo ottengono i ragazzi di Ranieri. Deviazione sul tiro di Osmi Garcia, ancora uno scambio con Velasquez, i due bomber del club capitolino, rispettivamente 9-7 gol, intanto il sinistro di Di Eugenio, palla all'indietro per Leonardo del Ferraro che può controllare e rilanciare teso dalle parti di Velasquez, pallone irraggiungibile, chiede un pallone forse più profondo il numero 7, irraggiungibile il suggerimento dell'estremo difensore di casa, riparte con calma Fantecele, poi Leandrinho, è entrato anche Esposito, il capitano dei biancorossi, 6 gol per lui in campionato. Leandrinho non riesce a controllare questo pallone, rimessa buona per l'Olympus Roma che manovra con Osmi Garcia, all'indietro Velasquez, il filtrante per Di Eugenio, ha un po' di spazio Osmi Garcia, può spingere uno contro uno, prova ancora ad incunearsi, chiude però la difesa di Milano che riparte con Leandrinho, l'intervento di Del Ferraro, la rimessa è di Milano, entra intanto Aragon Sintado, esce Di Eugenio, Leandrinho dopo lo spunto fermato da Del Ferraro, il destro di Luciano Mendes, ancora palla rimpallata in fallo laterale, questa volta sotto la panchina di Ranieri che dà indicazioni ai suoi, il sinistro di Esposito rimpallata da Aragon Sintado, spera comoda tra le braccia di Tondi, il quale serve ancora il capitano di Milano, un po' in difficoltà sulla pressione di Aragon Sintado, recupera bene l'Olympus, in difficoltà Milano che ha la seconda migliore difesa con soltanto 19 gol subiti, meglio ha fatto soltanto il Real Arzignano con 18. Velasquez, Osmi Garcia prova il filtrante dalle parti di Aragon Sintado, non si intendono i due, palla fuori e a disposizione ancora una volta dell'estremo difensore di Milano, riparte la squadra biancorossa con Leandrinho dalle parti di Esposito nella cerchia centrale del campo, poi Leandrinho prova ad accentrarsi, il destro viene respinto con un po' di difficoltà da Del Ferraro, era centrale, poteva fare sicuramente meglio, va a chiarirsi con Osmi Garcia. Leandrinho, Luciano Mendes, dall'altra parte la pressione di Velasquez è efficace, buono il numero del capitano Velasquez, dall'altra parte il destro tentato da Aragon Sintado, palla fuori soltanto esterno della rete per il numero 5, ne è entrato, spinge l'Olympus, adesso però ci riprova la squadra ospite con Leandrinho, la puntata per Del Ferraro, poi deve sbrogliare Aragon Sintado, palla in calcio d'angolo
un po' in difficoltà del Ferraro, due interventi sicuramente non all'altezza della sua bravura. Intanto ancora il destro rimpallato per partire dall'impulso in contropiede con Velasquez, si ferma Velasquez, attende l'arrivo dei compagni, rientra però la difesa di Milano del Ferraro. Velasquez, il filtrante dalle parti di Aragon Sintaro, uno da fare, chiede Mendes, riparte l'Olympus, anzi riparte Milano a gran velocità, Leandrigno, un po' di spazio, la chiusura perentoria di Aragon Sintaro, che sbroglia una situazione difficilissima ancora una volta, il contropiede di dei biancorossi, finisce però in calcio d'angolo, attenzione a Luciano Mendes, la conclusione rimpallata da Del Ferraro che riparte anche in contropiede del numero 6, cerca la percussione, chiude bene la difesa ospite che perfeziona il disimpegno anche se in maniera errata dalle parti di Leandrigno, ha sbagliato De Oliveira, allora Aragon Sintaro batte all'indietro la rimessa dalle parti di Velasquez, cerchio centrale del campo, poi serve Manuel Del Ferraro, Osmi Garcia in profondità sotto la panchina ospite, all'indietro per Manuel Del Ferraro che prova il sinistro, poi all'indietro l'appoggio per Leonardo Del Ferraro, il fallo commesso da Alan De Oliveira, calcio di punizione 1-1 il conto dei falli quando siamo giunti al sesto minuto, sempre 0-0 invece il punteggio. Osmi Garcia prova a girarsi con la suola per Velasquez che vince il rimpallo, mette in mezzo Osmi Garcia, rimpallata la sua conclusione, ci riprova l'Olympus Roma. Velasquez alla battuta di questo corner. Del Ferraro e Sintaro fuori dall'area. Velasquez serve proprio Del Ferraro che va con il destro. La parata da parte di Tondi. Poi Del Ferraro rilancia ancora in avanti. Questa volta Tondi non ha problemi e fa sua la sfera. Esposito. Tenta di reagire Milano, Leandrigno non riesce a controllare un pallone davvero difficile servitogli dal capitano Esposito. Meglio l'Olympus in questo frangente. Osmi Garcia, uno contro uno, lo chiude Esposito. Riparte Milano, 3 contro 2, occasione per Alan De Oliveira. Leandrigno sul secondo palo, la scivolata perfetta di Osmi Garcia che favorisce l'intervento di Leonardo Del Ferraro. Allora Velasquez contro via l'Olympus. Ferma tutto però Alan De Oliveira che ha subito anche un colpo, si tocca il ventre. Attenzione all'Olympus che si riversa in avanti con Osmi Garcia. Velasquez, buono l'anticipo, trova la conclusione con il sinistro. Riparte Milano. Partita che vive di buoni ritmi in questo primo tempo. È entrato anche Wampé per quanto riguarda Milano. Si prova invece Di Oliveira, poi Leandrigno. Esposito mette in mezzo la conclusione da parte di Alan Di Oliveira, deviata in calcio d'angolo. Risponde colpo su colpo Milano. Dopo il buon avvio degli ospiti è arrivata la reazione dell'Olympus, gara adesso equilibrata, può essere sbloccata in qualsiasi momento. Del Ferraro spazza via colpendo addirittura il soffitto del Palaugiata, rimessa laterale subito battuta con Leandrigno, face to face con Velasquez, allarga dall'altra parte, poi Wampé, Esposito, ancora Wampé, si abbassa Leandrigno, tre quarti campo, Leandrigno prova a rientrare sul destro, ha un po' di spazio per tentare la conclusione, Murata ancora una volta. Sarà semplice rimessa laterale in zona difensiva per quanto riguarda Milano. Un Alan De Oliveira, il tocco all'indietro per Leandrigno che può avanzare a testa alta. Allarga ancora una volta per Alan De Oliveira, Esposito, attaccato da Del Ferraro. Alan De Oliveira si porta la palla sul destro, la conclusione deviata, facile per Leonardo Del Ferraro, il quale rilancia subito dalle parti di Osmi Garcia, il colpo di testa al centro, non c'è nessuno, riparte ancora Milano, il contropiede degli ospiti con Leandrigno, uno contro uno, Leandrigno, il sinistro! Sfera che sfila davanti allo specchio della porta, se ne va fuori. È entrato intanto Milani per quanto riguarda l'Olympus.
posto di Manuel Del Ferraro. Esposito. Juanpe, rimasto indietro Esposito, potrebbe anche provare la conclusione. Si accentra adesso il numero 8 che allarga dalle parti di Alan De Oliveira, face to face con Velasquez. Nulla da fare. Si chiude bene la difesa dell'Olympus Roma in questo frangente. Poi la verticale di Juanpe ed è un gol spettacolare di Leandrinho che fa passare la sfera nell'unico pertugio possibile. Porta in vantaggio Milano al nono minuto del primo tempo. A 0 dunque per la squadra ospite con un gol di Leandrinho. Ha fatto passare la sfera davvero un fazzoletto di terreno ed è riuscito a portare in vantaggio i suoi al nono minuto del primo tempo. Ha beffato Del Ferraro sul proprio palo. Aragon Sintano prova il lancio lungo, adesso Milano forte del vantaggio, prova a spingere, a cercare anche il raddoppio, il cross in mezzo da parte di Juanpe. Sarà semplice rimessa laterale invece in zona alta per la squadra ospite che spinge. Gol di Leandrinho, dunque ha sbloccato un match comunque equilibrato. Attenzione intanto al destro di Juanpe, raddoppia Milano, 1-2, terribile nel giro di un minuto. La squadra di Sau raddoppia, 2-0.